Liberi.tv, secondo congresso, quest'anno il tema del secondo congresso è libertà di informazione, quali prospettive, quali nuovi spazi, quali nuovi format verso la web TV di servizio. Nostra ospite quest'oggi per rilasciare un contributo è Nunzia Coppedè, presidente di Fish Calabria. Ciao Nunzia. Ciao. Nunzia, volevo chiederti, nell'ottica della comunicazione e soprattutto dell'abbattimento delle barriere atte appunto da questi nuovi media, ci dai il tuo contributo? Certo, molto volentieri. Allora, vai, cosa ne pensi della libertà di informazione e soprattutto della possibilità di utilizzare questi strumenti nuovi come i social network? Ma io penso che sono senz'altro una grande opportunità per tutti e per noi con disabilità in modo particolare, perché sono strumenti che possono essere utilizzati anche nei casi in cui la mobilità può essere un problema, no? Perché aver bisogno comunque di qualcuno per potersi muovere significa non aver sempre qualcuno a disposizione, non potersi muovere sempre quando si vuole, no? Però attraverso questi strumenti comunque molte cose si possono fare. E poi anche mi sembra una buonissima cosa per avere delle reti nazionali, per poter essere in contatto a scala nazionale con la gente. Io ad esempio uso Facebook per poter mettermi in contatto con tutta la mia rete di persone con disabilità sparse per tutta l'Italia e anche altrove. E questa è una grandissima cosa. Con pochi secondi, molto spesso in contemporanea, ci comunichiamo anche cose importanti. E si riescono a far sapere subito se si organizzano dei convegni, dei seminari e tutto quanto. Poi certo, il discorso dell'accessibilità dei mezzi di comunicazione è una cosa molto importante, perché anche internet stesso, i siti web, si è parlato molto di accessibilità dei siti web, c'è anche la legge che stabilisce determinate cose, ma poi non è mai così semplice. Io mi accorgo che anche io, persona con disabilità, però fisica, molto spesso non so se quello che produco io poi è così accessibile, ad esempio, a un non vedente, no? Però so che il sito può offrire queste opportunità a una persona non vedente che può lavorarci come ci lavoro io, con la stessa possibilità e capacità. Poi c'è anche un'altra cosa, no? Il discorso dei sordi, questo è un altro discorso. Loro utilizzano, ad esempio, molti utilizzano il linguaggio dei segni. Altri usano invece il labiale, no? Però noi abbiamo scoperto che, ad esempio, attraverso strumenti tecnici si può arrivare alla sottotitolatura, e questo è molto comodo. Ad esempio, come Fish Nazionale, sono anni che noi facciamo il congresso con i sottotitoli. Che passano, ma che riproducono tutto quello che uno dice, non solo i titoli, capito? Proprio tutti gli interventi, e alla fine ci ritroviamo anche il pacchetto registrato e sbobinato, Comodissimo, comodissimo, pochissimo, comodissimo. ma è anche comodo per chi è lì al congresso, che oltre l'opportunità di ascoltare c'è anche l'opportunità di leggere. Se qualcosa non gli sembra chiaro, non deve prendere appunti, no? Cioè, è davvero molto comodo, però per i sordi è proprio comodissimo, perché quello lì va bene per tutti i sordi e non solo
per qualcuno, perché poi certo ognuno di loro dovrà scegliere che tipo di linguaggio utilizzare. E meno male che oggi ci sono dei linguaggi, perché noi per molti anni abbiamo parlato di sordomuti, mentre invece erano sordi che non educati a parlare. E ci siamo anche ritrovati qui, le discriminazioni sono poi quelle, no? E per fortuna siamo arrivati anche a questo punto. Per cui questi sono davvero strumenti molto utili per comunicare, per approfondire relazioni, ma anche proprio per lavorare. È chiaro, Io chiaro. lavoro col computer tutto il giorno e utilizzo moltissimo la rete internet. Come va via la rete, mi sembra di non poter portare a termine. Sei un po' tagliata fuori. Sì, mi sento, anche perché oggi poi dà anche altri spazi, insomma, molte cose. Quando si lavora, quando si fanno attività tipo quella che faccio io, che sono quelle di rete tra le organizzazioni, informazioni per le persone con disabilità, no, formazione, tutte queste cose, si utilizza di tutto. Ad esempio, si possono utilizzare dei video e metterli in rete, si possono preparare delle relazioni e si possono inviare con una certa velocità, si possono anche fare dei lavori insieme attraverso wiki, cioè Come? sono davvero degli strumenti molto utili. Sì. No, ma poi tra l'altro c'è da dire che sia per informarsi rispetto a un po' di anni fa bisognava, non so, consultare dei libri in magari una biblioteca, ora basta andare su Wikipedia o Wikipedia e si ha la possibilità di conoscere praticamente tutto, le notizie viaggiano in tempo reale, come mi dicevi tu adesso, se uno volesse riunirsi. Potrebbe tranquillamente utilizzare Skype per fare delle multiconferenze, insomma, utilizzare questi strumenti non è utile solo per le persone con disabilità, è utile un po' per tutti, ci dà la possibilità di essere anche più vicini e più Certo. informati. Tu pensa che io, ad esempio, non riesco più a leggere i libri perché non riesco più a tenerli in mano, no? E leggo tutto col computer. Per cui per me i book sono diventati una grandissima opportunità. Purtroppo ancora molte case editrici non li fanno, no? Mentre invece quella è un'altra grandissima opportunità che si è ottenuta attraverso questi nuovi mezzi Sì, di diffusione. supporti digitali, sì, no, I supporti assolutamente. digitali, sì, sono una grandissima opportunità. Tra l'altro tu parlavi poco fa anche delle persone sordomute, ma ci sono anche i non vedenti che hanno, mi pare, oltre alle audiodescrizioni, ci sono gli audiolibri, se non ricordo Sì, male. ci sono gli audiolibri e sono molto, senz'altro molto più pratici di altri modi che sono abbastanza ingombranti. Chiaro, chiaro, chiaro. Senti, Nunzio, io volevo parlare brevemente della campagna di Fish Nazionale, l'ultima che praticamente ti ha visto anche protagonista, Persone non pesi. Sì, dietro c'era l'idea, è stata una raccolta fondi, Sì. che è stata fatta perché, ed è stata la prima raccolta fondi eclatante che la Fish Nazionale ha fatto, anche perché con tempi di crisi è diventato sempre più complicato, però noi siamo molto convinti di quello che facciamo e pensiamo che forse anche chiedendo aiuto in questo senso, però è importante continuare a fare questo lavoro di promozione dei diritti umani e soprattutto di richiesta di applicazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Per cui l'abbiamo fatta non pesi, ma persone, perché c'è sempre l'idea che una persona con disabilità è una persona che non produce, per cui non dà, che è solo un costo, no? E mentre invece noi crediamo che, a parte che ci sono molte persone con disabilità che producono, che restituiscono alla società, ma anche chi non può, è giusto che comunque venga rispettato nella propria dignità,
e abbia tutte le possibilità di essere incluso in questa società, non è una cosa a parte, per cui non vogliamo ghetti, ma vogliamo opportunità di inclusione e non vogliamo soprattutto essere considerati dei pesi della società, ma siamo parte integrante di questa società. Assolutamente, assolutamente. Io ne sono convinto, ne è convinta Liberi TV, che è nata proprio per dare voce a tutti, e indipendentemente dalla condizione in cui ognuno di noi, in cui ognuno di noi vive. Infatti penso che utilizzare anche gli strumenti come un semplice smartphone per fare una trasmissione a distanza, o utilizzare, come dicevi prima, uno strumento come Facebook per poter comunicare e magari veicolare dei contenuti importanti come quelli dell'ultima campagna Persone Non Pesi, sia utilissimo. Nunzia, a questo punto io ti ringrazio davvero tanto di questo contributo che hai lasciato al nostro secondo congresso di Liberi TV, e vorrei dare, prima di chiudere, il numero, il codice fiscale della comunità Progetto Sud, che quest'anno giusto? Avete deciso di raccogliere, che è 92 00 15 90 790, per donare il 5 per 1000 alla comunità Progetto Sud. Che di cosa si occupa, mi vuoi dire tu, Luzia? Allora, intanto io sono una delle fondatrici della comunità Progetto Sud. Tra le tante cose che fai, questo diciamolo che tu... È iniziato proprio dalla comunità Progetto Sud, è iniziato tutto dalla comunità Progetto Sud. E niente, il 5 per 1000 è un'opportunità per avere dei finanziamenti senza, ma per le persone che lo danno non viene a costare niente, sono comunque cioè non è che sono soldi in più che devono mettere, devono solo decidere di mettere il codice fiscale e automaticamente questa cifra va all'organizzazione scelta. In questo caso noi chiediamo di scegliere la comunità Progetto Sud, che è molto attiva sul territorio e che risponde ai bisogni di molte persone, non solo con disabilità, ma molte fasce svantaggiate, e riteniamo di fare un lavoro utile e riteniamo che sia importante sostenerlo, perché ci aiuta a fare di più, perché la crisi poi la sentono tutti, anche noi, tutte le associazioni, tutti, perché la crisi è per tutti, ma anche perché con più risorse economiche si riesce a dare maggiori risposte, che i bisogni sono sempre più delle risposte che si riescono a dare. Grazie tante, Nunzia, per il tuo contributo, per i tuoi contributi che ci hai dato in passato e sono sicuro ci darai in futuro, vero? Seguiremo comunque le attività della FISC Calabria, della comunità Progetto Sud e delle altre associazioni che ci segnalerai tu sicuramente in futuro. Quindi ringrazio Nunzia Coppedè, presidente di FISC Calabria, per il contributo al secondo congresso di Liberi.tv, e qui Riccardo Cristiano che cede la linea alla regia. Grazie ancora, Nunzia. Ciao.